Salve a tutti e bentornati nella mia cucina. La settimana scorsa abbiamo parlato della pastiera, il dolce che domina la tavola in questo periodo. Bene, oggi non possiamo che parlare del casatiello invece, che è il rustico salato per eccellenza della Pasqua. Quindi vi vado a mostrare quali sono gli ingredienti e come realizzarlo in modo semplice e veloce. Sono da 90 anni a un secolo, perché la gente semplice non cerca l'impossibile. Abbiamo 700 g di farina doppio zero, 400 g di acqua, 100 g di strutto, perché nel casatiello ci vuole sempre lo strutto, un panetto di lievito di birra, 10 g di sale, pepe in quantità industriale, ovvero tutto quello che preferite, poi 400 g di misto salumi, dove come potete vedere c'è anche il formaggio. Poi abbiamo 100 g di pecorino stagionato, io ci ho messo anche del grana nel totale, ovviamente voi potete usare qualsiasi formaggio stagionato, e due uova sode. Il casatiello ha un fratello che si chiama il tortano. Il tortano si fa in modo diverso, perché si spiana la pasta e poi si arrotola, invece noi faremo proprio il casatiello. Perfetto, cominciamo. Per prima cosa versiamo una parte dell'acqua all'interno della planetaria, per chi impasta a planetaria. Se non impastate a planetaria, potete tranquillamente mettere tutto, la farina facendo una fontanella sul tagliere, e poi cominciate ad impastare con l'acqua al centro. Vado a sbriciolare il lievito di birra, un panetto corrispondono a 25 grammi, e mischio con le mani in modo tale da scioglierlo. Verso un'altra parte dell'acqua. Una volta che il lievito sarà ben sciolto, andremo a versare la farina tutta quanta e un'altra parte di acqua. Vedremo giusto un po' fuori, che andiamo a mettere mentre impastiamo. Perfetto, abbiamo l'impasto. Partiamo a velocità bassa. Man mano che l'impasto avrà assorbito l'acqua, ce ne andremo a versare dell'altra. Quindi cominciamo a far impastare, a fargliela assorbire, e poi ne aggiungiamo un altro po'. Una volta che l'acqua dobbiamo aspettare che l'impasto l'assorba completamente. Perché la gente semplice non cerca l'impossibile. A questo punto lo facciamo lavorare fin quando non avremo un bel panetto liscio e avremo raggiunto il cosiddetto punto di pasta, cioè il punto in cui la pasta diventa appunto liscia e si è formata la maglia glutinica. È una semplice ricetta che fa ricco chi è in bolletta. È la formula perfetta per trovar felicità. Pane, amore, fantasia, sono tre cose portentose, la tristezza. Perfetto, il nostro impasto è pronto. Teniamo la planetaria. Allora, lo portiamo sulla spianatoia. Eccolo qui il nostro bel impasto. Mettiamo sulla base della spianatoia un bel po' di pepe. E fantasia lavoro. Come vi dicevo, per fare il tortano si stenderebbe l'impasto e poi si andrebbe ad avvolgere. Invece il casatiello si fa con i salumi direttamente all'interno. Quindi prendiamo i nostri salumi, li mettiamo nell'impasto. La formula. Anche i formaggi. Felicità, pane, amore. E lo andiamo a lavorare. Mettiamo un altro po' di pepe in modo tale che l'impasto se lo assorbe. Il nostro fantastico casatiello è già pronto. Adesso andiamo ad allungarlo e gli diamo una forma più o meno spianata. Questo perché io ci vado a mettere le uova come piace a me. Voi ovviamente potete anche direttamente fare un salsicciotto.
questo punto prende le uova, le divido a metà, le vado a posizionare all'interno in questo modo. Vado a richiudere su se stesso. Ed eccolo qui il mio fantastico salsicciotto. Io userò questo da 26 cm, non ne avevo altre. Chi invece ha il ruoto più specifico per il casadio lo può utilizzare quello. Prendo un po' di strutto e vado ad ungere bene la teca. Ungetela in modo abbondante perché altrimenti dopo sarà difficile da staccare. Non mi resta che prendere il mio fantastico salsicciotto e andarlo a posizionare nella teglia. A questo punto non ci resta che aspettare che il nostro casadiello raddoppi. Più o meno dovrà arrivare al bordo del ruoto, anche perché poi in cottura crescerà al di sopra. Quindi io adesso lo copro con un canovaccio umido e lo mettiamo in un posto al riparo da eventuali spifferi d'aria. Io vi consiglio di metterlo nel forno chiuso con un canovaccio umido, così non dovrebbero esserci problemi. Ma dopo circa un'ora e mezza il nostro casadiello, come potete vedere, è bello e cresciuto. Guardate che bello, guardate, fantastico, perfetto. Adesso non ci resta che infornarlo. Io ho già acceso il forno, il casatiello va a 170-180 gradi per circa 75 minuti, mantenendolo nel ripiano più basso del forno perché si deve cuocere bene. Inforniamo. Ora circa che l'ho fatto cuocere in forno, l'ho tirato fuori e l'ho lasciato raffreddare e questo è il risultato. Adesso lo andiamo a sformare. Io, siccome ho la cerniera, lo apro così. Se non avete la cerniera, ma avete la teglia classica, lo andrete solo a girare sotto sopra. Eccolo qua, guardate che bello. Vediamolo anche all'interno. Mi raccomando, lo dovete far raffreddare parecchio tempo. Ecco qua. Questo è il nostro casatiello all'interno. Bene, non resta altro che assaggiarlo, quindi buon appetito!